Allora, ok, ci sono. Partiamo con il Reddit. Però, ragazzi, no, dopo, Kerz, non ha senso farlo adesso. Dopo. Prima di tutto, ovviamente, sigla, come al solito. Dai. Sono in live. Oggi è domenica, è il giorno del Red. No, niente, no, niente. Eccoci. Scusate, ragazzi, scusate, ma mi aveva dato questo problema allo schermo, non so manco perché. Allora, risolto, tutto ok. Mi metto le cuffie. Basato, lo puppi al bomber. Pronti, si va a letto, polizia, per forza. Beh, iniziamo veramente bene questo nostro Reddit di questa settimana, post uscito dalla classe di asilo che accoglie Volpesquare, come ogni giorno della loro vita, ma comunque noi andiamo avanti col sorriso sulle labbra, assaporando la bellezza di questo meme. Andiamo avanti. Dopo 3 giorni di lavoro, io e un mio amico abbiamo portato a compimento questa mod di Left 4 Dead 2 che rimpiazza il tank con il Darione. La mod è scaricabile dal workshop di Steam. PS, volevamo mettere la maglietta Isgamer al modello, ma dopo un po' di incertezza abbiamo messo il logo di Sirius Sam. Ma cosa ci incastro io con Sirius Sam? Vabbè, comunque, vediamo questa mod. Ma sono già spaventato io dal risultato. Sinceramente non so. Io stasera non so cosa dire, ragazzi, già non. Ma poi versi veramente senza un senso, c'è delle urla disumane. Va bene, ragazzi. Ma poi fatta malissimo la mod, cioè. Va bene, e grazie mille Essential Power per questa magnifica mod fatta benissimo, per niente, senza cazzate, meme, figurati. Confermato il tour dei Coldplay a Milano, non vedo l'ora. Mamma mia, oggi ragazzi, veramente. Ma poi si sente Agnese ride sotto, cioè. Questo però non c'entrava molto, secondo me, eh? Comunque sono probabilmente più intonato io dei Coldplay, quindi va bene. Andiamo avanti. Poli, prima di conoscere Dario, un fratello, capiamo, povero Poli. Vediamo. Con tutto e iniziamo veramente questa carriera in questo mondo. Vi auguro una buona serata, ragazzi, e buona giornata, buon pomeriggio e alla prossima. Però
pronti. Cagato nel puzzo. Fantasista. A letto. Mezzo. Sgrodolex. Spiralex. Smanargalex. Ariomoccia Twitch. Abbonati. Entra nel gruppo Telegram. Un nuovo abbonato. Tutto sa... Addirittura la gif di quando si entra nel gruppo Telegram. Cioè, veramente una cosa allucinante. Grazie a Gabriele Scola per l'abbonamento. Poi bellissimo Undertale sotto. Tra l'altro, ragazzi, punto esclamativo Telegram. Entrate nel gruppo abbonati. E non solo, ragazzi! Oltre a tutti questi vantaggi, sappiate che da oggi in poi verrà messa anche una particolare cura sul Discord, con rubriche, nuovi canali abbonati e soprattutto venite, perché c'è un sempre più ricco gruppo di persone che vogliono confrontarsi. Punto esclamativo Discord, che non c'è, credo, addirittura. No, c'è. Punto esclamativo Discord per entrare. Io dopo live spesso rimango un paio d'ore, nel pomeriggio spesso ci sono altri utenti storici che possono interagire con voi e si può chiacchierare di tutto. Venite, ragazzi, venite, ma se venite nel gruppo abbonati per rompere il cazzo, per spammare meme, per urlare o per fare altro, io vi banno lì. Vi banno qui, perché tanto avete l'account di Twitch collegato, e in più vi troverò ovunque voi siate e mi ricorderò di voi per sempre. Detto ciò, siete accolti a braccia aperte. Non vi preoccupate. Eccoci qua. Benissimo, andiamo avanti. Ah, questo sì, mi ci aveva taggato anche su Instagram. Ciao, mi chiamo Alessandro, ho realizzato questo disegno per Dario e la Lore, spero vi piaccia. Tra l'altro l'hanno commentato e alcuni l'hanno pure ricondiviso dei personaggi, anche Michele, anche Curolili, Saidonia. È molto molto carino, guarda Fossa che fluttua, Nanni, Volpe, boh, ci sono tutti il riso, qui ci sono veramente veramente tutti, il Venzore, il Masseo, Panetti, anche Mario c'è. Mario si poteva anche togliere. Per il resto veramente fighissimo. Woody, Topolino, chiaramente, Cuphead, Crash, i film, bello, i manga. Grazie di cuore, veramente fighissimo e completissimo, tra l'altro. Anche lo stile così, molto morbido, mi piace parecchio. Riso che dorme, sì certo, ovviamente. Grazie a Bestia, veramente un bellissimo disegno che avevo già visto su Instagram. Grazie Rizzart su Instagram, andate a cercare se vi piace il disegno, magari potete trovare altre cose legate magari anche ad altre cose, oltre che grozzi. Fatto popò nel pannolino, oddio, ho tornato gatto indipendente con lo shitposting! Grazie a Bilbo Dog, a Vister TVG, a Rondone, Stefan Mosca. Stefan! Sei quello Stefan? Stefano, non so se sei te, ma ieri siamo venuti alla Notte Bianca a Lucca. Una piccola parentesi personale, ragazzi, non vi preoccupate. Noi siamo venuti alla Notte Bianca ieri a Lucca. Eravamo tanti, volevamo anche te. Ti siamo passati a prendere da Ciacco e te eri con tue due amiche. E non inventare la scusa della figa perché sei gay, quindi non ha nessun senso. E lì con tue due amiche lì. E non siete venuti con noi a Luna Park. E anzi, mi hai dato dello sfigato. Hai dato lo sfigato anche a mia moglie per non venire a Luna Park. Ci siamo divertiti come pazzi, c'era anche una sala giochi enorme dove abbiamo giocato a Metal Slug, a Puzzle Bubble, agli sparatutto, ci siamo divertiti come pazzi, abbiamo fatto gli autoscontro, abbiamo fatto tutto, è stato bellissimo. Vergognati, Stefan, vergognati. Solamente per andare a cercare di puppaccazzi. Io non me lo dimentico, Stefan, io non me lo dimentico. E tutte le volte che ti si chiama per venire a qualche parte non vieni mai, vergogna. Non esiste solo il puppamento di cazzi, ci può essere anche altro nell'amicizia. E la chiudiamo qua, Stefan. E la chiudiamo qua. Fai sempre così. Stavolta ti ammonisco. E faccio come Salvini. Sfrutto il mio potere mediatico per ridicolizzarti, perché te lo meriti stavolta. Lo ammetto, sì, lo ammetto. Lo sto facendo. Ma è così. È questo quello che hai combinato. Mi hai spinto a questo. Guarda che cosa mi hai fatto. Cartellino giallo. Non te ne darò più. Passerò direttamente al rosso. Stai attento. Vediamo lo shitpostino di... Facciamo finta di nulla. Guarda, stendiamo un velo pietoso. C'è
Why do I know that my time coming up? Out of my mind, all my time ain't enough. Say to my grind, many times I'm stuck. Had to wax a real, rip a y'all like I'm young, cause I am in the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all not strange, y'all. I hit them up cause I'm up and I don't even fly off. Here I see rappers, lying, dark throats, high fiends. I know they hiding, but what you hiding from? You trying to run, you know I'm about to grill your ass. Look, no, it's my time, you must not rise. It was all my time when I'm riding the beat. Maybe like time, like you do with they minds. I'm sick and tired of the lies that you preach. Only up I climb, I'ma leave y'all down. I can show y'all how, like the birds and the bees. Everybody trying to stunt, let them know the fuck is up. I know everybody's stuck to a certain degree. They all hide it, that ain't something I am with. Always keep it ten toes in. If I choke up, I ain't making motions. Roll me to this paper, ay, I see the later. Shouldn't waste time with you goofies, but we, I fucking hate you. Now what you hiding from? You trying to run. You know I'm about to grill your ass. Tripping like a blind man, you can't see. How you think you can fly past my wide wings? Track a rigger down with you, that's fine by me. Only trip you ever had when you provide IVs. Ain't a dotty, got my dagger in a life, little man. Asking like I care about the price, little man. Hey, hey. Boh, il monaco buddista che sale sul monte a piedi. Grazie Erz per i 48 mesi, che è in Germania tra l'altro. Erz, ciao Erz, veramente. Ora lo riguardiamo, però io mi sono visto le due clip di quando sbustiamo Cambiare Idea e il Drago Millenario. La mia preferita è quella di Cambiare Idea, perché siamo tre persone che parlano ma non si ascoltano minimamente. Allora ci sono io che faccio no, quasi commosso, super felice, sono proprio scoppio di gioia. C'è Luca che fa: era tutto scritto nelle tavole del millennio, mentre io non lo sto cacando minimamente e sono quasi commosso. E c'è Volpe che parla in inglese, che è totalmente sconnesso alla realtà, e dice: I told you, Doug, era tutto scritto nelle tavole del millennio. Io non ci posso credere, Cambiare Idea, cioè nessuno si ascoltava, eravamo separati in quella realtà, nonostante fossimo uniti, una cosa stranissima. Grazie a Penne Megafotonico, a Dave Malavitoso, a Andrea Minatto, benvenuti a me. Cioè, veramente stupidissimo, la clip è più stupida. Condividetela, guardiamo, guarda. No, quello dopo, lo faccio sempre dopo, che non vuol dire nulla. Allora, noi abbiamo una teoria sul lo faccio sempre. Allora, quando ho sbustato il Drago Millenario, c'è Volpe che fa: lo faccio sempre. Io gli faccio: scusa Volpe, ma fai sempre cosa? Perché lui si stava riferendo, lo faccio sempre, che all'ultimo pacchetto trova sempre qualcosa di incredibile, no? Però secondo me in quel momento, mentre lo diceva Volpe, si è accorto che non l'aveva spacchettato lui, ma che l'avevo spacchettato io. E allora quando gli ho chiesto: Volpe, ma cos'è che fai sempre? Lui fa, è tilt, e fa prevedere il futuro. Ma cosa vuol dire prevedere il futuro? Non c'entra niente. Eccola. No! Non ci posso credere. Cambiare Idea. Non ci posso credere, Luca. Era tutto scritto nelle tavole. No fucking problem, baby. Del millennio. Cioè, era tutto scritto. Like it's fucking nothing. Like it's fucking nothing. I told you, dog. Sono... E Luca, cioè non, nessuno sta parlando, nessuno si sta ascoltando minimamente in questo momento. Sembrano tre live diverse montate. Vabbè, andiamo avanti. Ah, c'è bisogno di watchare, dai un attimino. Hey, why do I know that my time coming up? Out of my mind, all my time ain't enough. Say to my grind, many times I'm stuck. Had to wax a real, rip a tray, y'all, like I'm young, cause I am in the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all not strange, y'all. I hit them up cause I'm up and I don't even fly off. Here I see rappers, dying, dark throats, high fiends. I know they hiding, but what you hiding from? You trying to run, you know I'm about to grill your ass. No, it's my time, you must not rise. It was all my time when I'm riding the beat. Maybe like time, like you do with they minds. I'm sick and tired of the lies that you preach. Only up I climb, I'ma leave y'all down. I can show y'all how, like the birds and the bees. Everybody trying to stunt, let them know the fuck is up. I know everybody's stuck to a certain degree. They all hide it, that ain't something I am with. Always keep it ten toes in. If I choke up, I ain't making motions. Roll me to this paper, ay, I see the later. Shouldn't waste time with you goofies, but we, I fucking hate you. What you hiding from? You trying to run. You know I'm about to grill your ass. Like a blind man, you can't see. How you think you can fly past my wide wings? Track a rigger down with you, that's fine by me. Only trip you ever had when you provide IVs. Ain't a dotty, got my dagger in a life, little man. Asking like I care about the price, little man. Ain't hate, that I had a dice in my hand. Throw what I know. Sì, Dada, poi si bisogna sempre chiudere con Dada. Grazie a McQueen, grazie a Cici Baxter, a Mela94 e ciao Wawa. Benvenuto, ciao Wawa. Un Dario nostalgico modellato in un pomeriggio. Repost di settimana scorsa. La mini sdraiata, bellina. Con i topolini, magari il topolino numero uno, no, erano uomini ragno, però bellissimo questo. Bella anche la mini così che dorme, sta sempre così tra l'altro.
letteralmente sus non vuol dire niente, fai cagare. Alessandro, spero tu non venga mai più su questo canale. Ormai Sabaco è così tanto potente che fa anche parte di una mostra del Museo della Reggia di Venaria. Sì, l'ha ripostato oggi, ma non ho capito, era una mostra sui videogiochi, giusto? Cos'erano queste statuette? Ma qualcosa di completamente autonomo in momento. Che strana questa cosa, fighissima. Bello, bello. Aprire portafoglio. No, no, ma non credo. Grazie a Piselic, grazie a Fraf, benvenuto a Cibone. Ecco, a voi un piccolo Dario Moccia catapultato in una nuova avventura. Ah, tipo, hai stile Dragon Quest. C'è anche Agnese, tra l'altro. Lo slimino e le carte, ovviamente, immancabili. Tocca scrivere al museo per le statuette. Ma secondo me era un sacco mine tipo dei personaggi più famosi della storia del videogioco. Perché era una mostra sul videogames. Flashback. Grazie mille alla Ranocchia per aver comprato le carte di Flashback. Punto esclamativo Flashback. A proposito, ragazzi, preordinate che ci avete Octar. Sarebbe stupido non farlo. Sì, poi gatto la vedrò quella clip lì. Beh, ora no. Octar in CGI scorrendo, vedete il modello 3D Spammino e G Giova Carbo. Madonna, però è inquietantissimo questo, eh. Mamma mia, questo è proprio brutto, è proprio inquietante. C'è un demonio. È più bello il nostro Octar. Vedrete cosa combinerà il nostro Octa. Santa Agnese, protettrice degli asciugamani o qualsiasi cosa fosse quella che teneva addosso. Era un asciugamano da mare, sì. Che avevamo in macchina, l'unica cosa con cui potevamo coprirci. Abbiamo detto, andiamo a prendere il fresco, una brezza insostenibile. Non ho parole, ragazzi, comunque. Dario Cross Cup, del repost settimana scorsa, toccava ripostare. Hai fatto bene, bellino. Bello anche, insomma, diciamo che come outfit ci siamo perfettamente. È abbastanza realistica come immagine, nonostante tutte le forme strambe. Grazie a It's Same Wiggy, grazie, molto bellino. Poi bella anche l'animazione proprio alla Cuphead, ci sta. Io l'ho sentito l'altro giorno il tizio. Ok, ragazzi, semplicemente ora che c'è la fumetteria sta poco sui social, fa qualche live dalla fumetteria, è buona. Jurassic Mocha, dal credito assicurato, capiamo, vediamo, eh. To Jurassic Park. Grazie Fascio Star per il video. Grazie. Riposta settimana scorsa, ciao a tutti, sono Darzan. Ho voluto produrre questo secondo progetto di 6 vignette ispirato al fumetto di Wonder Woman That Elf. Spero vi piaccia. Un tempo potevamo contare su di lui, adesso non è rimasto più nessuno che possa seguirlo. Questa è Agnese Guerriera, questa. L'innominato ha vinto anno, vabbè, 2089, chiaramente. E non potesse sopportarlo. È bella questa faccia. Eppure nel mio cuore sapevo che prima o poi sarebbe tornato. Che cazzo di bellissimo comunque Manito, eh. Grazie di cuore. Bella l'immagine così nel cielo mio. Ci sta, è molto bellino. Senti, la storia non ha senso. Una risposta. Ah, questa ragazzi è stupenda. Ve ne avevo già parlato, ma vederlo è tutta un'altra cosa. State attenti a questo TikTok. Tenetevi forte. È disegnato di merda, le impostazioni delle tavole fa cacare, le vignette sono piene di balloon e di personaggi tutti strippati, spiegazioni che non sono mai servite a niente in Dragon Ball, mai. Le tecniche dei cattivi e dei personaggi sono le stesse tecniche, ma rimaneggiata la furba che faceva Toriyama 100 anni fa. Alcune tavole sono addirittura ricalcate dalla tavola di Toriyama senza vergogna. Moro ha lo stesso atteggiamento di Piccolo, poi cambia in Freezer, poi cambia... Faccio un appunto, no? E... lui voleva, con questa età, perché lui mi dà torto in questo TikTok, presumo, lui voleva darmi torto, ma perché ha messo delle tavole che effettivamente avvalorano la mia tesi? Cioè, io non ho capito questo, cioè, non,
se vuoi dirmi che sto sbagliando, perché mettere delle tavole dove effettivamente Toyotaro palesemente ha ricalcato? Cioè, non ho capito. Io questa cosa è l'unica cosa che non ho capito. Il resto lasciamo perdere, ma questo non ho capito. Sono proprio le tavole che, dove si vede che Toyotaro copia. Cioè, non ho capito. Vabbè, andiamo avanti. Moro ha lo stesso atteggiamento di Piccolo, poi cambia in Freezer, poi cambiamo in un'altra cosa ancora. È un... Anche qui ha messo Moro che ringiovanisce come Piccolo. Mix di tanti cattivi e non riesce ad avere una persona. Guarda, sta mettendo le cose che mi danno ragione. Ma perché? Ma perché? Ma perché? E non riesce ad avere una personalità. I personaggi secondari sono buttati lì a caso, un'insalata mista di niente. E il design dei personaggi fa schifo. Dei nuovi personaggi fa schifo perché Moro... Ma ti sta dando ragione, infatti. No... Jesus. Allora, è tutto ironico, è tutto super finto, perché alla fine l'ho visto su TikTok, mi dà contro. Quindi non capisco se è tutto ironico, perché usa un bot per parlare, quindi non so com'è il tono, non lo so, ora vediamo. Ogni trasformazione è una merda. L'unica cosa interessante era la cosa che cattura le abilità e le mette nelle gemme, ma la gestiscono anche quella di stramerda e diventa una sorta di Majin Buu che... Ecco qua, per esempio, mi dà torto, ma che Majin Buu hai visto? Non lo so, o ha preso un altro TikTok e ha risposto all'altro TikTok, non lo so io cosa... O non lo so cosa ha fatto, no? Ha preso il video di Remocha Twitch Posting. Non lo so cosa ha fatto. Ah, ha preso il video di Dario Moccia Twitch Posting e ha risposto a quello con le emoji del teschietto. Ma che Majin Buu hai visto? Ma senti là cosa ha combinato, mio padre! Ganzo! Benissimo. Ma che Majin Buu hai visto? Sì, l'ho spiegato l'altro giorno. I bozzoli di carne che sono contenuti dentro Majin Buu, che gli danno le fattezze dei personaggi che assorbe, sono praticamente le gemme che usa Moro. È la stessa cosa, praticamente. Solo che Moro ce l'ha esposte come gemme e Majin Buu ce l'ha interne di carne. Ma bene o male il concetto è lo stesso. Vabbè, andiamo avanti. Cambia ogni 5 minuti. Una merda. Ecco, lui mi risponde. Per niente d'accordo. Il design di Moro è fighissimo. E poi, sentito da uno che ha studiato manga... Non ho studiato manga, non c'è nessun non c'è nessun corso di storia manga per ora in Italia. Andiamo avanti. Tito da uno che ha studiato manga, le tavole di Toyotaro sono molto belle e anche le proporzioni del corpo sono fatte bene. Perfetto. Semplicemente non riesce ad apprezzare un lavoro fatto per bene da una leggenda come Toriyama e da un disegnatore come Toyotaro. Ma non l'ha fatto Toriyama, Dragon Ball Super! Ci hanno messo il nome per vendere, tipo Steven Spielberg presenta, ma non è che l'ha fatto lui! Toriyama storia, non ci credo nemmeno se lo vedo! Se lo vedo lì, Dio buono, gobbo sulle sceneggiature a scrivere, comunque non ci credo! Cioè, non è fatto da Toriyama, dalla leggenda Toriyama. Lavoro fatto per bene da una leggenda come Toriyama e da un disegnatore come Toyotaro, non accetta che Dragon Ball si sia evoluto. Ed anzi è un bene che non sia più soltanto un insieme di combattimenti, ma ci sia più storia, dialogo. Più storia in Dragon Ball Super rispetto a... Ok. Loghi e spiegazioni perché, vi ricordo, senza spiegazioni la gente pensava che Tarles fosse un fratello di Goku. Va bene, comunque io spero che sia tutto un troll, perché sennò veramente siamo veramente alla frutta. Dai, sarà un troll, dai, mettiamola così, è un troll. Le proporzioni del corpo sono fatte bene, comunque stupendo. Grazie a Giorgio821, Scimono23, Vandarscav, Mirko Pala, grazie. Allora, io so che non è troll, perché... no, non lui, però un altro aveva segnalato, ma non era lui. Vabbè, mi sto confondendo. Grazie a Rocky, Lorenzo, Mar, Zio Carlo, Domin e Jack da Funk per l'abbonamento. Mi pare uno che prendevo per il culo su Pokémon, durante Coromon, che ho fatto... Mi sono fatto la gaga nel bandalone. Il tizio... ha preso il TikTok di Dario Moccia Twitch Posting e l'ha segnalato. Ah sì. Succede. Quando Zoo Sparkle fa conoscere a Dario un animale diverso dal cane o la scimmia. Dario, è vero, è vero. E sono convinto che anche la chat reagisca così, perché ascoltare Willy e scoprire le cose di Willy è sempre fantastico. Comunque è vero, è vero. Sì, sì, sono d'accordo. Piccolo mindset dataci dal nostro padre Masella. Vediamo. Vivere la vita, Dio cane. Bravo, Edo. Che lo sai anche te, che i soldi non possono essere l'obiettivo. Questi sono gli obiettivi. Vivere
fare esperienza, divertirsi, sapere chi vuoi essere, lavorare per avere soldi, per fare ciò che vuoi fare. Grazie Lostiff. Ma non possono essere i soldi. Mai. Bungee jumping è il momento in cui io mi sono sentito più vivo nella mia vita. Questo cringino, il bungee jumping, però vabbè, io non so come mai nei video motivazionali questa roba venga sempre presa in esame, però vabbè. Mocha Super Detective con gli occhiali reposta la settimana scorsa, rivende il biscuit? Sì. Vabbè, quello ci sta. Ok, ragazzi, durante l'ultima tier list di Dario sui gelati, forse avrò preso troppe boccate d'aria, ma io ci ho visto un trailer e l'ho montato. Ma com'è possibile? Vabbè, vediamo. Qua si va in un campo minato. I Magnum sono molto buoni. Li ho provati quasi tutti, anche quelli in edizione limitata, quando uscirono. Ma c'è un problema. Purtroppo Algida ha fatto un errore. Nonostante i 7 peccati capitali. Boh, guarda lì, che spot hai preso. Il White, il Classic, l'Elmond, eccetera. Ha creato il Double Caramel. Buono, punzio. Puoi fare il Michelangelo, il coso, il cazzo, il culo, ma... Ah, sono qui. Il coso, il cazzo, il culo sono Inferno, Purgatorio e Paradiso. Vabbè. Il coso, il cazzo, il culo, Magnum, edizione limitata. Solo 3 giorni, lo prendete ora o morite di fame. Il Double Caramel esisterà sempre lì. Sarà sempre lì a guardarci e a dirci: amico mio, fai ciò che vuoi, ma io esisto. Io sto qua. La tradizione. Bello il vecchio che fa. Io sto qua. Ci sta, eh? Venuto bene. Io esisto. Io sto qua. La tradizione. Il benessere. L'italiano che sogna di avere una vita migliore. Di avere un conto in banca migliore. Di fare le vacanze a Cortina. Anche con l'orso. Volendo. Okay. Il sogno italiano. Double Caramel. Io esisto. Io sto qua. Bellissimo. Fantastico. Non ho da dire altro. Cavallo di Palermo, è stupenda questa roba. Fighissimo. È una pubblicità gratuita per Magnum, per Algida. Vabbè, ci sta. Se mi volete contattare sono qua, eh. Ciao Dario, ho fatto questo disegno dalla mia ragazza solo per te, spero ti piace, anche se per lei è abbastanza storto. Guarda, io avrei tolto un po' più di, no? Quella roba, e poi avrei aggiunto però, per le proporzioni, però, soprattutto sulla sinistra, racconta qualcosa, soprattutto questa parte, togliere un po' più quell'altra e tenersi un po' più a freno quando il chiaroscuro, no? Se poi carboncino, e sei a posto. Dada fa l'alpinista, Luca è sempre in ritardo, Volpesco ti ghosta e Nanni è sempre a trombare le fie dietro alla porta, ma di lui ti puoi sempre fidare. Wasaya, buon membro della lore? No. You were the... sì, è stato il migliore, effettivamente. Però anche lui non c'era al pub venerdì, cioè non ci sarebbe stato al pub. Comunque dai, si sono tutti un po' regolati, a parte Dada. Però la Tomodachi la facciamo il mercoledì. E Dada lo riacchiappiamo. Luca, dopo il burnout, si è ripreso, bene o male. Volpe ha capito che... vabbè, lasciamo perdere. Nanni non è il problema del trombare. Nanni il problema è che non c'ha la macchina, non c'ha il motorino, non c'ha soldi, non si sa spostare, non può fare un cazzo e quindi è difficile. Però, per la Tomodachi e tutto il resto c'è. E via. Quindi vabbè. Però Victor è vero, c'è sempre. C'è sempre. Il mio primo post su questo Reddit ci ho provato, anche se non sono bravissimo a disegnare, ma spero ti piaccia questo Dario Mocha Cross Professor Layton. Sì, carino, eh? Un po'. Poi togli quello. Però questo è bello, carino. Ci sta. Ci ho provato. Rip i post della scorsa settimana. No, vabbè, ma questo l'avevamo già visto, mi sembra. Impossibile giocare. Usa le cazzo di torte, entro oggi va battuto. Dario, sei pro contro Gesù, credo. Tiragli qualcosa nel muso. Dio madonna, questo è bellissimo col secondo boss di Cormon. Stasera si continua, ragazzi. Fighissimo questo. Veramente bellino, anche bello lui. Ma curiosità, il galbanino e il frizzantone non lo mangi bevi più? No, il galbanino no. L'acqua frizzante sì, ma il Sant'Antonio no. Perché la consegnava
un l'omino dell'acqua classico, acqua alle salvetti. Io ora sto a Pontedera, non ci arriva più qui quell'acqua lì. La Sant'Antonio, tra l'altro, i supermercati qui di Pontedera non la trovo. Qui quello no. Però la prenderei volentieri se la trovassi. Finalmente un nuovo film della saga. Vabbè, andiamo avanti. Strane coincidenze nella home di YouTube. Dario Moccia, regista Giampi Tech. Esatto, e poi bella. Boh, tra l'altro scopre, reagisce, c'è anche una similitudine in questo, volentieri. Piccolo omaggio alle pistole dei GG. Non è nel mio stile, però aspetto con ansia un pollicione nel caso qualcuno voglia vedere. Ok, spammino, vabbè, ci sta. Bug.a. No, bellino, belle le unghie lunghissime. Ora, non le ho così lunghe, grazie a Dio, un po' me le curo, pochino, però... Bellino, grazie a Peppe Maz 07 benvenuto, a Franklin Tartuga e a Melul per l'abbonamento. Siamo nella stalla sempre, ragazzi, noi siamo comunque degli stalloni, lo saremo sempre. Che cazzo è questa merda? Io ragazzi, ormai non capisco più nulla, sono fuori, grazie Black Hole. Grazie mille, non so veramente cosa sia. Mi girava e ti ho disegnato come un guerriero fantasy old school. Mi sono permesso di esagerare il taglio sul sopracciglio. Quando si ha a fare il volo dell'angelo, ma c'è il pabbon scammato. Big up per i fratelli che mi hanno lanciato. Due, quali sono? Ma che cazzo è Castelmezzano? Apri! Si va a letto! Apri! Adoro! Ma perché all'ultimo? Si va a letto! Ma poi c'è la gente dietro che commenta: ma cosa ha detto? Si va a letto? Ha detto si va a letto, ma cosa vuol dire? Apri! Si va a letto! Gol! Gol! Adoro! Ma perché all'ultimo? Si va a letto! A me fa più ridere questo, cioè il fatto che l'abbia confusi, li abbia tiltati. Poi non ho più niente da dire, dai. Dal mio archivio personale ecco delle foto di alcuni vecchi membri della lore, tra cui degli assassini di peluche. Allora, Dottor Game, io, Agnese, tra l'altro irriconoscibile, cazzo, è cambiata un sacco Agnese, e Cheng che sembra un bambino proprio. Aspetta però. Io forse Cheng qui manco lo conoscevo ed è una coincidenza che sia apparso. Cioè, una coincidenza no, perché magari c'era un raduno o qualcosa. Però io Cheng l'ho conosciuto in Giappone ed era già grandicello. Qui è proprio un bambino, cazzo. Ma è proprio un bimbo. Mamma mia, che impressione, cazzo. Grazie a Bandicoot, sì. Bandicoot. Grazie comunque. Ma lui l'ha vista questa roba? È assurdo. Ma magari non è manco lui. Non è Cheng questo? È uguale. È identico. Cioè, Cheng, per forza. Beh, ma proprio senza problemi. Più visto. Aspetta, prova a chiamarlo. Prova a chiamarlo un attimo. Messaggio gratuito. Niente, spento. Peccato. Ma poi che cazzo lo spegne a fa' questo era il telefono, Cheng? Boh, vabbè, andiamo avanti, va. Più ho visto, Dario Moccia, un utente sta scrivendo il suo primo commento in chat. Lo streamer non è un vero lavoro. Siamo fallita che parla di cartoni animati e fumetti e ruba i soldi agli spettatori. Non è giusto che tu venga pagato così tanto, pezzo di merda. Dario, I sleep, mafioso, permaban. Sì, per me sì, è così, lo so. Per me è un'offesa enorme, tremenda, il mafioso. Sì. Non ci posso fare niente. O allora... Rising Star battibecca con la chat. Reupload perché comunque io ne ho caricato la settimana che Dario non c'è. Ah, basta? Vabbè.
ciao bello, vaffanculo. Ah sì, bell'episodio, mamma mia, stupendo. Chissà chi era, non mi ha più contattato. Da fan della nascente wave Curolini crede a cose, non posso esimermi da ripescare questa perla, secondo me ingiustamente passata sotto traccia. Vediamo. Dai, ci sta. Vai tu, Sara. Virgola. Vai. Ah, beh, sì, sì. Ma siamo noi questi? Sì, siamo noi. Allora, virgola, solo che non riusciamo a trovare la seconda. Comunque. Io metterei connessione, cioè abbiamo votato connessione perché connesso. Virgola, cosa c'entra? No, dai, ma chi è che riesce a fare un ragionamento del genere? In realtà sì. No, se lo sai che è qualcosa che ti viene in mente con virgola. Esatto. Ah, se non erro, Bruno Virgola è il sindaco di Colonnata, quindi potrebbe essere Colonna. Colonna. E poi... Ma come si fa, Sara, a credere a una cosa del genere? Ma come si fa, Bruno Virgola, il sindaco di Colonnata? Lei... allora è Colonna, per forza, ma che cazzo stai dicendo? È esclusione. Esatto, se non erro, Bruno Virgola è il sindaco di Colonnata, quindi potrebbe essere Colonna. Ma è Colonna? Aspetta, voglio De Panetti, perché c'era anche Panetti. Voglio De Panetti come reagisce a questa cazzata, aspetta. Lo faccio vedere anche a voi. È lì sotto. Sta. Vai tu, Sara. Virgola. Vai. Lo sai che è qualcosa che ti viene in mente con virgola? Esatto, se non erro, Bruno Virgola è il sindaco di Colonnata, quindi potrebbe essere Colonna. Ma è Colonna? No, sono Cip, reagisce subito alla cazzata, ma Panetti no, finalmente scoppio ritardato. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, Cip, vedrai, ragazzi, cioè, le sa tutte, ha convissuto con me per mesi. No, ma Cip gliene fregano, anzi a volte sostiene anche le cazzate, quindi primo posto, anche se il video non è spaziale, volevo provare pure io a postare qui su Reddit. Fissa, ragazzi, calmi, rilassatevi, non è successo niente. Ma cos'è sta roba? Fissa, ragazzi, calmi, rilassatevi, non è successo niente. Sì, ma me ne fate vedere queste robe su Minecraft, se no mi riviene voglia. Grazie a fratello irlandese per l'abbonamento. Gli americani ci hanno sempre copiato i nostri più grandi prodotti. Ma no, è il contrario poi. Ma poi mi sembra che Taxi Driver sia venuto un pochetto prima, pochino, eh. Primo posto su Reddit, versione alternativa del momento gaming in chiave acustica, drammatica, un po' cringe, paziente. Momento gaming. Il momento gaming. Ma poi perché poi? Videogiochi per ogni gusto, per ogni età e per ogni lustro. Videogiochi, sì, videogiochi. Videogiochi, tanti videogame. Su cui ridere, piangere, avventurarsi in misteriosi mondi videoludici. Videogame. Vabbè, in realtà è bellina, eh. Cioè, il video faceva cagare, però la versione così un po' latina era bellina davvero. Grazie Eren, Phantom Galaxy, Livio, Sergio Marcello De Chiet e Teddy per l'abbonamento. Secondo me era bellina. Nuova intro per i Box Break. No, sta per arrivare la nuova intro del Box Break. L'ha fatta Simone, l'animazione. Vediamola comunque, Kogen. Mi immagino. Bella con la scritta che si incastra nella scatola. Fantastico, belli gormiti, Neclos, Kinnikuman e pupazzetti goma dei Pokémon. Ci stavano? Ci sta. Interessante. Dario Goblinoide ricreato su Heroforge. Lo è Effort? Boh, vuoi aggiungere? Vabbè, dai. Vuole chiedere di uscire. Se non è una trollata, secondo me Isaac è la scelta migliore. Perché io faccio schifo, ma lo amo. Lui è molto bravo e lo ama. Secondo me potrebbe essere interessante. E comunque tanto lo devo sentire in questi giorni, Michele, per una cosa molto importante, quindi sempre di lavoro. Quindi glielo chiederò, nel caso fosse vero. Dario, a parte il video di merda, se vuoi usare il brano, sentiti libero. No, lo sta già facendo il fratello di Simone, il brano. Ma no, era un logo di un canale americano. Ah, infatti, mi sembrava strano, anche perché di collaborazioni, ragazzi, ne abbiamo fatte a bizzeffe. Il narratore delle carte, cioè, abbiamo fatto 3000 cose insieme.
Sì, non abbiamo fatto una run insieme modello Saidonia, però ragazzi, ci sono già loro due, io non voglio fare niente di simile agli altri, soprattutto quando c'è un progetto lungo in corso, non oserei mai fare una tantum, va bene, cioè fai una live su Isaac, va benissimo, ma serie con Michele mai. Comunque glielo chiederò, ragazzi, nel caso fosse vero o falso me lo spiegherà lui. Grazie a Totoru e a Luca Beggia, benvenuto. No, 300 episodi di su Isaac da 2 ore l'uno, no, non penso. Dare, cosa ne pensi dei Goblin delle Steppe? Sono fighissimi, grazie a Vini, ma io ho un grande amore per i Goblin di Magic, soprattutto quello del periodo flagello, assalto, legioni, piacciono tantissimo. Dario, quando riesci la clip di Nanni che è bello. E passa, una diga gatto. Cosa ne pensi di Crimes of the Future? Non l'ho ancora visto. Via, yeah, diamola. Non vi trovo e mi sta prendendo. Chi sono lui? Siamo nella stanza... Siete vivi? Morto? No, no, è morto qualcuno. Nanni, mi sa. Ma in tutto questo non ha interagito... Vabbè, è un salto, cioè, gatto, che devo fare? Siamo sopra. Vabbè, si è cagato addosso. Vabbè, comunque è finito il Reddit per oggi, ragazzi. Molto bellino comunque. Comunque, sì, è finito, un'oretta, come al solito, Olorin, anche perché non ci sono stati aneddoti del sabato oggi. Comunque, fighissimo. Molto, molto figo. Mi sono divertito parecchio, avete fatto delle belle cazzate questa settimana, mi piace. Se volete postare qualcosa, comunque, credo, punto esclamativo Reddit. Buttate, no, un'oretta dolorosa zero, a parte due o tre disegni un po' schifini, per il resto fighissimo. C'è stato anche lo shit posting e il montaggio di Poli era carino. Cioè, Dario, potresti salutare il mio amico? No, oggi è andata anche fin troppo bene, guarda, ce ne fossero di Reddit così ogni settimana. Pizza morte, pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.